una banca all'avanguardia che sa rinnovarsi in base ai tempi. Stiamo parlando della Banca Popolare del Cassinate, che grazie ad una profonda revisione del modello organizzativo, commerciale e distributivo, ha aumentato la sua efficienza, sapendo contenere i costi e continuando ad offrire un servizio sempre più qualificato, mantenendo una presenza capillare su tutto il territorio. La banca si è aggiudicata per questo il terzo posto tra le banche commerciali della Regione Lazio e grazie ai risultati raggiunti viene definita top performer da Milano Finanza e Italia Oggi. Massima attenzione è riposta nei confronti dei clienti, ma anche al personale tutto e ai soci. L'impegno etico e sociale che fa parte della Banca Popolare del Cassinate dal giorno della nascita, ben 60 anni fa, ancora oggi riesce a permeare ogni singola scelta. Sono la nostra forza, i dipendenti, ai dipendenti va la gratitudine di tutto il Consiglio di Amministrazione, senza di loro noi non potremmo ottenere questi risultati, quindi il primo pensiero va a loro. I nostri soci sono la linfa vitale, ci danno i capitali per poter fare banca e i nostri clienti decretano il nostro successo o decretano il nostro insuccesso. Per ogni cliente che va via o che è scontento, io ho una tristezza nel cuore, la vivo come una sofferenza personale, perché noi abbiamo un obbligo, quello di essere vicino alle famiglie, ai piccoli imprenditori, a quelli che probabilmente in altri istituti non trovano ascolto e non trovano possibilità di avere servizi e di avere finanziamenti. Noi dobbiamo essere una vera banca popolare e questa è la nostra sfida. È una banca che conferma quello che era nel passato e che è oggi il presente e che ci proiettiamo in un futuro che è vero che è un poco, diciamo, un futuro non roseo. Io sono un ottimista, sono 62 anni che amministro questa banca, quindi non sono poco, e a distanza di 62 anni la banca è cresciuta esponenzialmente. Noi siamo una banca popolare e se noi ci atteniamo a quelli che sono i valori e le guide del Compianto e Luzzatti, diceva di attenersi a quelli che sono i valori delle banche popolari. Il concetto non è stato espresso al 100% nella conferenza, però due sono gli elementi essenziali: l'autonomia istituzionale, la consapevolezza che solo mantenendo l'autonomia istituzionale possiamo raggiungere degli obiettivi dettati da una mission particolare per le banche popolari, che è quella dell'attenzione al territorio.